Buongiorno garçon e benvenuti di nuovo dopo tanto, tanto, tanto tempo, secoli si può dire, sul canale di Dubaij. È un'invecchiata sodo. Perché invecchiata? Saranno almeno 2 mesi che non facciamo video. Povero cugino, ma quanto sei vecchietta. Detto questo. Beh, anche tu sei invecchiato, non è che... Io ho preparato un po' di tutto, un po' delle cose perché appunto... Sodo non c'era, è andata a Bari ed è appena tornata e mi fa: perché dobbiamo fare il mukbang e io ho il piatto diverso? C'era quel piatto. No, in poche parole, questi sono dei piatti che usiamo, che sono in plastica, però non sono ziegetta. E li usiamo durante tutti i giorni, essendo che lei li ha fatti fuori quasi tutti, uno l'ha spaccato, l'altro si è bruciato e allora sono rimasti pochi. Allora, ora parlo io. Allora, erano 3 fondine e 3 piatti piani. Semplicemente mi si è rotto un piatto piano. E ora ce ne sono 2. Uno è questo e l'altro sta sotto a un potos che abbiamo preso. Un potos. Perché non abbiamo il sottovaso, perché tutti i sottovasi sono in campagna che vanno lavati, perché ve l'avevamo detto che sono morte tutte le piante? Beh, sono morte tutte sì, le piante. Gli sciaridi ce l'hanno fatta. Hanno vinto gli sciaridi. Noi avevamo vinto una battaglia, ma loro hanno vinto la guerra. E con la nuova pianta, il potos. Il potos. Con il piatto gemello, quello che avrete dovuto usare. E quindi dobbiamo andare a recuperare i sottovasi e i vasi. Ieri mia mamma è andata al mercato. Aveva detto: quasi quasi vedo se li trovo i piatti, no? Simili, che glieli prendo. Però quando è andata è iniziato a piovere a dirotto ed è tornata a casa. Ieri ha piovuto? Sì, ieri ha piovuto. Durante la mattinata ha scaricato fortissimo. A Bari no. Buon per voi. Io ero a Bari. Comunque ragazzi, dobbiamo dirvi un po' di cose perché effettivamente 2 mesi... Da dove cominciamo? Innanzitutto spiegando cosa mangiamo. Allora, sono dei piatti tipici cinesi, abbiamo preso. Lei ha preso gli udon con le verdure e gamberi. Hai preso tu o l'avevo preso io? No, io ho preso gli udon. E io invece degli spaghetti con verdure. A dir la verità gli avevo chiesto solo verdure, però ora che mi rendo conto ci sono i gamberi. Vabbè, comunque. Allora, mettiamo in chiaro le cose. Perché siamo andati 2 volte in Svizzera e poi diciamo che ci siamo un po' goduti l'estate. Ecco. La prima volta avevate visto anche voi perché l'ultimo mukbang risale appunto alla Svizzera. Poi però ci siamo goduti le vacanze anche perché ragazzi non ci stavate cagando più di striscio perché giustamente anche voi eravate in vacanza, abbiamo detto andiamo anche noi in vacanza, scusate. E niente, è andata così, fatto. Abbiamo fatto vacanza. Pseudo perché comunque abbiamo continuato a studiare, però diciamo che ce l'abbiamo presa molto comoda. Infatti ci siamo goduti in mare. Perché poi a ottobre dobbiamo laurearci e ci togliamo dagli Zebedeus, questo triennio meraviglioso del conservatorio. E quindi essendo che dobbiamo dare gli ultimi esami, cioè io uno e lui due, poi qualcuno si è ridotto all'ultimo momento a scrivere la tesi e la sta scrivendo ora. Beh, amore. E la deve consegnare l'8 ottobre, cioè tutti le dobbiamo consegnare l'8 ottobre. Non era il 6? Oh, è 2 giorni che dicono l'8. Vabbè. Vabbè. Quindi sarà l'8. Poco cambia. Poco cambia. Comunque vi dobbiamo dare una bella notizia, che per noi non è tanto bella, però potrebbe essere una bella notizia. Praticamente noi siamo tornati giovedì scorso, non giovedì ieri, perché questo video lo carichiamo oggi, no? Non il giovedì passato, ma lo scorso giovedì. Eravamo in aeroporto quel giovedì mattina e sua mamma scrive: hanno fatto l'uovo. Ok. Quindi praticamente Sofì e non Sofì. Yoshi e Tonzo. Non soda, però vabbè. È quella zero. Yoshi e Tonzo hanno fatto un uovo nel fondo della gabbia, sul fondo della gabbia.
Il che è abbastanza raro, perché di solito devi mettere il nido per fargli fare le uova. Infatti noi non volevamo mettere il nido perché non volevamo fargli fare le uova. Gli uovi. Sodi. E praticamente, cioè, ci hanno fatto la bella sorpresa e senza, diciamo, il nostro consenso hanno fatto un uovo. Quindi che cosa facciamo? Abbiamo sentito un'amica nostra che è allevatrice, e poi abbiamo preso contatti con il nostro veterinario, che è bravissimo, è super disponibile, e ci ha detto ormai hanno iniziato, cioè andranno avanti, perché quando iniziano e vanno spediti e sparati, e quindi mettetegli il nido. Gli abbiamo messo il nido e per una settimana non ha deposto più uova. Aveva sto uovo nel pancino. Noi l'abbiamo presa tipo 4 giorni fa e abbiamo sentito che aveva l'uovo. Infatti non l'ha fatto quel giorno, non l'ha fatto quello dopo. Abbiamo chiamato il veterinario, che era libero, e è stato gentilissimo da venire a casa e fargli una visita. Ha detto no, è ancora alto, riesce comunque a fare pupù, quindi state tranquilli. Non è magra, sta bene, tutto. Aspettiamo fino a giovedì. Ieri la volevamo portare alle 5, la mattina lui non aveva visto uova, la volevamo portare alle 5 e alle tipo 4 e mezza, quando la dovevamo prendere per mettere nel trasportino per portarla dal veterinario, perché se non l'avesse fatto l'avrebbe dovuta far tipo con una specie di cesareo, una roba del genere, ho detto vabbè, l'ultima volta fammi vedere, e l'aveva fatto. Oggi poi stamattina, controllando il nido, ho visto che una delle uova era sparita. Vai a vedere, Patonzo, il maschietto, ce l'aveva attaccata al culo, però vabbè. Vi mettiamo detto il video, questo. Se riesco a tagliare vi metto il video, perché fa troppo ridere. Tutte lui le combina, ma com'è? Comunque, trattiamo l'argomento di cui volevamo trattare di questo video. Era un argomento... È un video polemica. No, polemica no. Perché polemica? Lo dico io, oggi sono io che sono polemica, perché questa cosa non mi piace. Allora, volevamo parlare di quello che è successo purtroppo, di quello che sta succedendo ora sul web, da quando appunto è venuta a mancare una persona che è molto stimata da parte mia, ovvero YouTube Anch'io, che secondo me è stato ben oltre quello che molti hanno voluto vedere, ovvero le abbuffate. Io penso che sia stata una persona di un'immensa cultura e l'ha dimostrato tantissime volte, sia nei concetti che esprimeva, nella maniera, ma anche nella maniera in cui li esprimeva, ma anche appunto di alcuni, anche diciamo, discorsi sulla storia che ha voluto intraprendere appunto sul suo canale. Vabbè, a parte il fatto che a me ha sempre dato fastidio questo fatto qui, che molte volte molta gente si fingeva fan per prenderlo per il culo, a me già questo fatto qui sinceramente dava tanto fastidio. La cosa che a me ha dato tantissimo fastidio sono state le uscite poco consone, poco belle, diciamo, di un certo YouTubers alias CiccioGamers89. Non abbiamo paura a fare il nome, tanto sono cose che sono uscite dalla sua bocca. Sinceramente condivido in parte quello che ha detto, ne condivido davvero in parte. Innanzitutto si è permesso di dire che YouTube Anch'io è stato uno stupido, perché sapeva quello che andava incontro e diciamo che in un certo senso se l'è cercata, lui voleva intendere questo. Allora, il fatto che tu, caro Ciccio Gamers, sia passato per la stessa strada di YouTube, ma poi alla fine hai deciso di svoltare nella tua vita, intraprendendo tutto quel percorso, vabbè, che ti fa onore, per carità, non vuol dire che tutte le altre persone abbiano la tua forza di volontà, o che appunto tutti abbiano la tua testa. Ci sono tantissime persone che purtroppo vorrebbero tantissimo cominciare appunto un percorso di dieta, ma purtroppo per vari motivi non riescono, vuoi perché comunque è una dipendenza o varie cose. Io sono comunque dell'avviso che non bisognerebbe mai criticare quello che uno fa nella sua vita,
E davanti alla morte ci vuole solamente rispetto, soprattutto davanti alla morte di una persona che comunque era una bella persona, si vedeva, cioè si sapeva. È inutile mo' rimenarla, vuol dire, ma l'ha voluto lui, ma così, ma colà. Cioè, ma perché l'ha voluto lui? Penso che lui lo sapeva benissimo dove andava incontro, ma non possiamo sapere ciò che frullava nella testa della persona, o sbaglio? No, anche perché comunque l'abbiamo affrontato diverse volte questo tema, lo sapete. Ognuno ha la propria vita, la propria sensibilità, le proprie paure, la propria forza o debolezza e quindi non tutti reagiamo allo stesso modo. Questo è un discorso che abbiamo affrontato anche con una persona che mi è cara un po' di tempo fa. Il fatto che tu sia passato da una determinata situazione, sia riuscito ad uscirne, appunto, complimenti perché comunque è stato un cambiamento, tutti l'abbiamo visto, è da ammirare, però tu che l'hai vissuto, dovresti essere ancora più, diciamo, empatico verso chi ci prova ma non ce la fa. O verso chi semplicemente ha un problema, non gliene frega niente, perché può essere benissimo che uno stia bene con il proprio corpo. Poi voi dite salute, se uno non gliene frega niente della propria salute, cioè, cioè una persona che sta in una situazione dovrebbe essere più portato a capirla, no? Quindi, se tu ce l'hai fatta, bravo. Ma non puoi criticare, soprattutto pubblicamente davanti a tutto il tuo seguito, che sono milioni di persone, non puoi, perché i suoi video riguardano milioni di persone, non puoi. Sì, ma da quello che ho letto ha perso parecchi iscritti dopo questa cosa qua, in un certo senso. Scusa se te lo dico, ma te lo sei cercato anche perché poi ti sei permesso di andare a parlare di un'altra persona che a me fa ridere tantissimo, ovvero Gischianto, e andare a dire pubblicamente davanti a milioni di persone e fatti aiutare perché tu non arrivi a 2 o 3 anni. Cioè, ma puoi dire una cosa del genere a una persona? In quella maniera poi. Cioè, ragazzi, il problema è che mettersi, cioè, essere obesi, l'obesità si sa, è una malattia di cui purtroppo anche noi due siamo affetti. E mettersi a dieta per un obeso non è una cosa così. Non è che fai così e tutte le tue dipendenze prendono e spariscono. Innanzitutto bisogna rintracciare qual è il problema, il perché una persona mangia tantissimo e cercare di risolvere quel problema, Che è psicologico alla fine. perché altrimenti ragazzi uno si può mettere a dieta, resiste 1 mese, 2, poi ricomincia più di prima e siamo punto da capo. Il problema che bisogna andare a vedere, io penso che l'obesità in un certo senso, il fatto di essere grassi è un po' come se fossero diciamo, come in una pianta, no? È la parte esterna che uno vede, che uno è grasso, ma poi bisogna andare a vedere le radici, cioè alla radice del problema cosa c'è, non poi solo gli effetti di quello che ti provoca, cioè. Ma per gli sciaridi le piante stavano morendo, non era solo una cosa all'esterno, esteriore, ma nelle radici c'erano gli sciaridi che stavano facendo festa, ecco. No, per sdrammatizzare. Che cazzo c'entra, non lo so. No, Vabbè, è quello che hai comunque, detto tu. andare a permetterti di dire una cosa del genere a una persona, a parte che tu non sei un medico e non ti puoi Appunto. permettere di dire ad una persona tu c'hai 2 o 3 anni di vita, cioè, ma dove hai preso la laurea? All'università della strada? Ma poi, sinceramente, io ho visto parecchi video dove lui c'ha il tatto veramente di una pala di figo d'India nelle mutande, cioè veramente, scusami, però determinati argomenti andrebbero trattati in separata sede, ovvero privatamente. Tu potevi scrivergli benissimo privatamente a Gischianto, anche perché io penso che se tu gli avessi scritto privatamente, lui leggendo il tuo nome, penso che subito sarebbe andato a leggere. Alla fine non sei un comune mortale come noi, che se andiamo a scrivere a un VIP,
il VIP non ci caga di striscio. Comunque, il discorso è quello, cioè, è sempre quel famoso discorso che noi facciamo sempre sull'empatia, no? Cioè, bisogna essere empatici verso gli altri, capire poi che il fatto che tu sia passato dall'obesità non vuol dire che tutti hanno, diciamo, possono risolvere lo stesso tuo problema nella stessa tua maniera. A parte che, diciamolo, lui ha fatto un intervento, quindi anche quello va fatto, cioè quel pensiero va fatto, cioè tu hai fatto l'intervento, no? Qualcuno magari può essere spaventato, cioè non tutti possono fare quel percorso prima di tutto e non tutti magari sono disposti a farlo, cioè sono tanti fattori, perché lui appunto gli consigliava di fare l'intervento da quello che ho capito, no? Io il video non l'ho visto però. Tu l'hai visto, no? Non No, ho tutti. visto alcuni spezzoni su TikTok. Ah, non tutti sono disposti a sottomettersi, sì, a sottoporsi a un intervento chirurgico che comunque è abbastanza invasivo. Maglietta nuova. Il percorso da fare senza intervento è forse più duro pure, più lungo e più duro, quindi cioè, non è facile. E è quello, il fatto che tu sia riuscito a fare una cosa, cioè, invento, il fatto che una persona si sia messa e sia riuscita a fare la maratona di Roma, invento, fanno una maratona a Roma, non lo so, non significa che tu debba prendertela con quelli che stanno stravaccati sul divano e dire, io ho fatto la maratona di Roma, tu non l'hai fatta, se non la fai ti verrà un infarto perché è scientificamente provato che la sedentarietà porta ad avere più problemi circolatori. Cioè, non sono ragionamenti che si fanno, cioè magari quello sta sul divano perché, che ne so, si è fatto male, un infortunio, oppure semplicemente perché lavora tutto il giorno e non c'ha voglia di andare a correre il sabato e la domenica, o per altri motivi, vabbè, Cioè, sono. ma io penso comunque che sia scontato il fatto che una persona obesa rischia maggiormente la vita. Cioè, Sì, ma ma non lo sono devi dire cose, son pubblicamente. cose, diciamo, è come dire che appunto la merda è marrone, cioè, è come dire che l'acqua è trasparente, cioè, sono cose di uno scontato assurde. Ma il discorso è che non è così semplice per una persona, non è che schiocchi le dita così prendi uno, si mette a dieta. Perde peso, non è così facile. È detto da uno che comunque c'è passato, è Esatto, ancora più anche assurdo che perché, non riesca a appunto, anche capire. perché se questa cosa fosse stata ribaltata, questa situazione fosse stata ribaltata, e una persona 6 anni fa, ora non so da quanto ha fatto l'intervento, comunque mi sa che è già, diciamo, è già un 4-5 Cioè, anni poi si legge forse. gente che addirittura sta facendo le scommesse su chi muore prima. Stanno facendo tipo il fantamorto, no, degli youtubers, Vabbè, cioè quello non cose è veramente incommentabile, disgustose e incommentabile. rivoltanti, Però rivoltanti. il fatto è che se la situazione fosse stata ribaltata, 6 anni fa fosse successa la stessa cosa a lui, voglio vedere lui a sentirsi queste cose magari da uno youtuber più grande di lui e venire tra virgolette umiliato pubblicamente, perché alla fine è un'umiliazione quella che lui ha fatto nei confronti di Gischianto, voglio vedere come l'avrebbe presa. Magari poi ha un carattere fenomenale, è forte, non gliene frega niente di nessuno. Va avanti per la sua strada, avrebbe potuto dire vabbè, oh, ma detto questo me ne frego, oppure vabbè, forse ha ragione, lo faccio. Cioè, dipende, ognuno davanti ai problemi reagisce in modo differente. Però dire una cosa del genere pubblicamente davanti a tutti non è bello e non si doveva permettere perché appunto non è No, un ma dottore, infatti, non è no. nessuno. Ma detto questo, ragazzi, chiudiamo il discorso perché comunque quello che vi volevamo dire l'abbiamo detto. Ripeto, questa è la nostra opinione, però quello a cui tenevamo tantissimo era comunque dire che ci dispiace tanto per la perdita di YouTube anch'io, perché veramente era una bellissima persona. Dicevo sempre a lei che mi sarebbe piaciuto tantissimo conoscerlo, perché adoro la gente comunque che parla di cultura, che ama la cultura, ovviamente. Poi noi, cioè io ho fatto bene, ho studiato beni culturali, poi stiamo andando in conservatorio insieme, amiamo tantissimo l'arte. Siamo andati di nuovo al Castello Alfonsino, quello di Fortamare a Brindisi.
E per domenica ho prenotato di andare a vedere Castello Svevo che riapre. Ragazzi, se vi interessa, Per chi è giorno delle poesie. potete telefonare, non c'è tantissimo posto perché la gente si è buttata. E infatti domenica c'era un orario, se non sbaglio, era rimasto quello alle 9:30 per la gioia Gioia. dell'amore mio, per la gioia dell'amore No, diciamo che mio. Voglio un lo voglio. Sì, gambetto. prendi. Lo voglio vedere il castello, però diciamo che se ci fosse stato tipo non so, tipo alle 12, alle 10 e mezza, così sarebbe stato meglio che alle 9:30. Ah, poi raga, vi voglio fare vedere in un altro video tutte le belle t-shirt che abbiamo comprato da Primark, perché lo sapete che purtroppo non riesco a trovare nessun vestito, nonostante comunque io non è che sia appunto un golem di 300 kg, purtroppo non riesco a trovare le magliette o i vestiti carini per me. E mi devo accontentare dei vestiti appunto degli obesi, che sono vestiti comunque brutti, come se appunto una persona obesa non avesse gusto nel vestire, cioè per loro gli obesi sono tutti sciatti e vabbè, lasciamo stare. E quindi andando da Primark, speravamo tantissimo di incontrare Amo, la maglietta nuova. Un Hai fatto anche tu. Non conto se lo faccio io. Bene, te li do più i gamberetti, non glieli do più. non mi sta mangiando perché sennò un po' di culo. Vabbè, detto questo, ragazzi, speravamo di incontrare la Chiaronza, però purtroppo non niente. Io speravo di incontrarla, io vorrei fare una foto con lei, mi sta troppo simpatica. Io volevo trovare dei pantaloni, di solito da Primark riuscivo a trovare sempre. Non sono ingrassata rispetto l'anno scorso avevo trovato diversi pantaloni. Quest'anno sembra che abbiano ridotto le Sì, l'anno scorso taglie. io, che C'era comunque pesavo più. uguale, non avevo trovato dei vestiti, delle cose. Quest'anno invece che mi ero portato, avevo messo un po' di soldini da parte per fare una maxi spesa, non ho trovato nulla. Si Boh. fermavano alla 2XL i pantaloni, massimo 54, Mentre per le da donne quello mi che mi sa ricordo. 48 tipo. E niente. 48 italiana però non sa. 48 italiana o europea? Vabbè, Comunque comunque. Un solo raga, pantalone ho poi vi faremo vedere trovato. alcune modifiche che stiamo facendo nella casa. Ad esempio, su poi vogliamo mettere delle mensole dove poi metteremo il nostro portos, perché se No, vi ricordate Portos, non Portos, mi Potos, sa. scusate il nostro porcos non ho bestemmiato. Perché essendo che appunto noi dovevamo mettere un pensile là, vabbè, voi non lo vedete, ma chi conosce la casa lo sa, dovevamo mettere un pensile, però purtroppo non rientrava nelle Abbiamo misure. sbagliato a prendere Sì. E le misure. quindi mo abbiamo deciso di mettere delle mensoline e poi mettiamo sto potos che poi con le foglie che scendono farà proprio un bel effetto. Vabbè, poi vi faremo vedere. E poi decluttering, buttiamo via un sacco di roba, l'ho già Le detto. fidanzate rompiballe, ad esempio, Soprattutto. soprattutto. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia tanto, 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 tanto piaciuto. Ma Se non secondo vi me è piaciuto, cazzi vostri, non ce ne frega niente. Niente, tanto alla fine, come siamo spariti per un mese, due, potremmo sparire anche per 2 o 3 mesi, non è un per problema. tutta la vita. Sì, infatti. Detto questo, ragazzi, noi vi salutiamo, vi diamo un bacione. Ah, scusate. Un bacione. Colgo l'occasione per pubblicizzare il mio canale ASMR perché Non a umma, cioè proprio tipo così disfroso, ho andate. caricato un video prima di partire in Svizzera l'ultima volta, poi no, quindi Disfroso. è già un mesetto più o meno che sta online quel video. In questa settimana devo registrarne un paio, se riesco a farne uno a settimana ben venga, se no ciao. E comunque andate ad iscrivervi, Sodo ASMR, e vi lascio qua sotto il link.
Detto questo, ciao. Ciao cucciolino. Perché cucciolino?